Torna il premio Emidius, il riconoscimento ideato dall'Associazione per i Festeggiamenti di Sant'Emidio e fortemente voluto dall'allora parroco della cattedrale, il compianto Don Angelo Ciancotti, è giunto alla sua terza edizione ed è riservata a chi, nel corso dell'anno, ha contribuito a far conoscere e ricordare la figura del Vescovo di Treviri, patrono delle cento torri, in Italia e non solo. A realizzare il premio in argento è stato l'artista scolano Gianluca Staffolani che ha impreziosito il manufatto con l'effigie della Madonna delle Grazie che con Sant'Emilio è la patrona di Ascoli. Nelle due precedenti edizioni il premio Emilius è stato consegnato nel 2019 all'allora Vescovo di Ascoli Monsignor Giovanni D'Ercole e lo scorso anno al Sindaco Marco Fioravanti. È il presidente dell'Associazione Festeggiamenti di Sant'Emilio Giancarlo Mari a illustrare il premio Emilius del 2021. Questo premio è stato eh, voluto fortemente dal eh, compianto eh, parroco del Duomo Don Angelo che ha voluto assegnare questo premio a una persona che nell'anno si è contraddistinta e ha portato nel mondo e ha amato. Eh, il nostro santo Emidio e l'ha fatto conoscere all'esterno e al mondo e con, con il suo comportamento, con la sua moralità ha dimostrato l'attaccamento al nostro santo. Eh, il primo anno è stato consegnato al eh, vescovo, eh, Don Giovanni, eh, vescovo Sua Eccellenza Giovanni d'Ercole e l'anno successivo per... Eh, eh, le scelte motivate dalla pandemia è stato consegnato al sindaco Marco Fioravanti eh, in quanto lui aveva consegnato le chiavi della città proprio nelle mani del santo affinché ci proteggesse eh, dalla, da questo virus. La premiazione avverrà mercoledì 4 di agosto. Eh, presso la Pinacoteca di Ascoli Piceno nella Sala della Vittoria alle ore 18.45 dove c'è un evento che è intitolato Storia di un gemellaggio. che è parlerà del gemellaggio tra la diocesi di Ascoli e la diocesi di Napoli tenuta da eh, sacerdote Don Carlo Lupi. In quell'occasione a fine evento verrà premiata la persona che sceglieremo per ricevere il premio Emilius.